Lei mostra nel museo. Gli altri poi vedrete dei pannelli, poi vedrete l'ultimo che ha vinto un premio nazionale che rappresenta la Rocca dei Rettori. Adesso sulla porta e sono esposti i giorni e le ore che venendo lo trovate aperto. Però trovate un numero di cellulare che telefonando potete prendere accordi per visitarlo di mattina, di pomeriggio. Vi mettete d'accordo con la persona che vi risponde, potete venire anche in altri giorni. Comunque spero che della zita qui, il donativo della zita vi sia piaciuto. Arrivederci, all'anno prossimo. Io invece volevo solo dire una cosa, dedichiamo un forte applauso alla signora Ziccardi che da anni, da sempre, costantemente ha portato avanti le tradizioni di Castelvetere. Grazie. Io credo che l'applauso più grande lo meriti, amore mio, perché effettivamente loro ogni volta che fanno questa rievocazione ci emozionano sempre, ci danno il senso di vita che era nel passato e ci fanno comunque felici ed emozionare sempre. E quindi io ringrazio in primis la Presidente, la signora Annunziata Matuto, ma un grandissimo, grandissimo applauso a questa donna che è straordinaria. Senza di lei che ha la passione, il coraggio e l'amore di portare avanti queste tradizioni, oggi penso che noi non avremmo visto questa cosa che è bellissima. Quindi un grandissimo ringraziamento a Grazie, però ci sono Annunziata, lei. Tutti i Giuseppina soci, e tutti gli ovviamente. altri soci che anche loro sono appassionati e veramente siamo in pochi, realizziamo, però siamo un gruppo, insomma, non è, questi lavori non si possono fare da soli, si deve essere un gruppo e si deve essere gruppo per farlo e andare d'accordo. Grazie. È anche un forte applauso al gruppo Folk, sono straordinari anche loro, abbiamo visto anche i bambini che prendono questa tradizione e la portano avanti. Noi come amministrazione ci impegniamo sempre, tutta l'amministrazione si impegna a far sì che effettivamente queste tradizioni vadano avanti e abbiano un seguito, e questo è un impegno importante per Castelvetere e per tutto il territorio. Quindi buon divertimento a tutti. Un grande ringraziamento e lo dico adesso davanti alla signora, io ci tengo tantissimo a queste manifestazioni e quindi prometto adesso davanti a lei che l'anno prossimo, se sarò ancora sindaco, io mi vestirò non solo per questa manifestazione, ma tenterò anche di ballare con il gruppo Foro. Questa è una mia promessa che me la faccio.